Perfetto, siamo in diretta con Sky TG24. Sì. Allora, ci vuole raccontare brevemente, riepilogare quello che avete le... Allora, abbiamo parlato di due cose sostanzialmente, cioè abbiamo parlato dei funerali di Ratzinger e che sono, diciamo, per i quali c'è un dispositivo molto ampio e sostanzialmente è quello che già abbiamo messo in campo il giorno seguente quando c'è stata l'apertura della Basilica di San Pietro per l'esposizione della Salma e che è ancora in piedi e resterà in piedi fino al giorno dei funerali. Il giorno dei funerali questo dispositivo verrà potenziato, verrà modificato in alcuni aspetti, ma l'impianto... Stava dicendo che verrà un po' estesa la no-fly zone. La no-fly zone verrà estesa, c'è già un divieto di sorvolo sull'area di San Pietro, sulla piazza San Pietro, che è praticamente permanente, ma verrà leggermente esteso. E poi ci sarà un secondo presidio medico? Ci sarà un rafforzamento di tutti i vari servizi, compreso quello medico, con un secondo presidio medico avanzato e con un diciamo anche numero magari maggiore di ambulanze presenti sulla piazza, dintorno della piazza. Ecco, quindi io credo che la riunione di oggi abbia fatto in modo da metterci tutti nelle condizioni di poter affrontare con tranquillità, con serenità questo evento importante, perché è prevista la partecipazione di tante delegazioni straniere, di tanti cittadini di Roma, turisti. La partecipazione fino adesso è stata al di là delle aspettative, cioè veramente... Sì, in effetti noi ci aspettavamo che le persone che potessero rendere omaggio a Ratzinger si aggirassero intorno alle 30.000, 40.000, perché era questo un po' la proiezione che facevamo, ma abbiamo avuto invece una risposta più del doppio, no, ma insomma 60.000 e passa visitatori ieri. Oggi è un po' leggermente calato questo flusso, ma comunque resta un flusso considerevole. Possiamo parlare anche del secondo argomento all'ordine del giorno? In termini, guardi, abbiamo lungamente discusso, faremo un rafforzamento dei servizi, sicuramente, perché va data una risposta a questo fatto grave, però io devo anche dire che diciamo, l'area di Termini, il sito di Termini, la stazione Termini ha notevolmente diciamo, migliorato i suoi livelli di sicurezza rispetto al passato. Come ricordava il responsabile di Ferrovie, noi siamo passati da un picco di 400 denunce di qualche anno fa, di fatti che accadevano a danno dei turisti e degli stranieri che venivano nella nostra città, a un numero di denunce che oggi registra 60 appena casi. Ecco, lei parlava di c'è una fascia oraria più debole. Ecco, Ma guardi, diciamo che la fascia oraria diciamo nella quale ci siamo un po' concentrati per rafforzare, potenziare per quanto è possibile questi servizi, è quella che si accompagna al fatto che gli esercizi commerciali che sono lì chiudono dopo una certa ora e quindi dalle 21 fino alle 24, che è l'orario di chiusura della stazione, viene un po' a calare il flusso dei visitatori della stazione. E questo comporta anche un po' una difficoltà dal punto di vista della sicurezza, perché naturalmente meno gente c'è e più occasioni di un'aggressione come è accaduto il 31 si possono registrare. Quindi bisogna coprire un po' meglio, un po' di più questa fascia qui. È stato finalmente identificato l'aggressore? Sì, sembra così. Io già ho risposto a un suo collega che questa è un'attività che sta seguendo la magistratura romana, la Procura di Roma. Io spero che venga assicurata la giustizia responsabile di questo accoltellamento. La prima pista, quella del folle, del gesto di un folle, sembra la più accreditata? Guardi, io l'avevo un po' intuito questo, ma non solo io, anche i colleghi della polizia, che non si trattasse di un atto predatorio, non era un tentativo di rapina, non era un tentativo di aggressione sessuale, era un gesto che si è consumato in 7 secondi. Io li ho contati, quell'aggressione è durata 7 secondi, un gesto fulmineo, probabilmente un raptus di una persona con disturbo psichico, e adesso vediamo che cosa succede. Grazie, grazie. Prego. Ringraziamo il prefetto di Roma, grazie e buon lavoro.